Ciao a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute dal vostro dottor Pressbook Emanuele Carioti alla 22ª puntata di C'era una volta il Pressbook, Pressbook cinematografico, Pressbook, dottor Pressbook, chiamatela come volete, oggi non capite la preview di quale film parlerò, di quale Pressbook parlerò, un Pressbook, allora innanzitutto collochiamo nello spazio temporale questo film. Siamo nel 1981, quindi a inizio anni 80. Il regista che lo fa è un grande regista che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere, Franco Zeffirelli, a cui rendo sempre omaggio. L'ho conosciuto bene nel corso del tempo, anche nell'ultimo periodo della sua vita. Ci sono tante interviste che potete trovare sulla rete. Ma vorrei ricordare su tutte un ricordo gioioso, poi parlo del film. Il ricordo gioioso del maestro Zeffirelli è stato nel 1994, quando il mio direttore Giampaolo Cresci, insieme al mio collega Gianfilippo Guardacione, andavamo a fare un servizio di mondanità. Sì, perché esisteva la mondanità fatta bene, con gusto, non di cattivo gusto, con gusto. Andammo a una festa per un libro, Io Monna Lisa della contessa Pecci Blunt. Nel palazzo Pecci Blunt, quello proprio davanti all'Araceli, o sotto il Campidoglio, e tra gli ospiti più illustri c'era appunto, mettiamo lo screenshot di Endless Love, c'era Franco Zeffirelli che il mio direttore ci presentò, passammo una bellissima serata di racconti, di cose e di brindisi con champagne. Ecco, detto questo, il film è di Zeffirelli dell'81 e si intitola Amore senza fine, Endless Love in inglese naturalmente. Il Pressbook che ci consegnarono, anzi, consegnarono a chi andò a vederlo, cioè mio padre, all'epoca nel 1981, perché ero veramente troppo piccolo per vedere questo libro, e questo, ne ho visti di altri film, però nell'81 ero piccolo per vedere questo genere di film. Nel 1981 noi andiamo a vedere Endless Love e ci viene consegnato per estasi d'amore il pressbook. Era questo, eccolo qua: Endless Love, Amore senza fine. Potete leggere un film di Franco Zeffirelli con Brooke Shields, Martin Hewitt, O Hewitt, Shirley Knight, Don Murray, Richard Reary, Kylie, scusate, Penelope Milford e Beatrice Straight, 115 minuti. Questo è il pressbook e qua c'era un pacco di foto con tutti i protagonisti, Hewitt con la Knight, questa qui se non sbaglio, eccola qua, ancora Hewitt, ecco la meravigliosa Brooke Shields, che bella che era Brooke Shields, e ancora loro due, l'amore senza fine di questi due bei ragazzi. Ecco Martin Hewitt, mettiamo dritto così lo facciamo vedere bene. Eccoli qua tutti composti. Amore senza fine, 1981, Franco Zeffirelli. Qua un bel bacio invece con la Knight. Un altro bel bacio. Ancora foto di scena. Queste erano le foto che poi noi, grazie al Pressbook, a queste foto, avevamo la possibilità di fare meglio il nostro lavoro critici cinematografici, perché questo qua, il Pressbook, rimane un importante strumento di lavoro. Ma perché ho scelto questo film? Perché sicuramente non è il capolavoro dei capolavori del maestro Zeffirelli, probabilmente nell'81, magari mettiamo anche questo, così si nota meglio, ecco, che la versione in DVD, perché nell'81 volle fare probabilmente una specie di remake, no, un aggiornamento di Giulietta e Romeo, credo, perché alla fine il tema sotto ricorda molto Giulietta Romeo. E allora decise di fare questo film. Ma la particolarità più interessante, quello che poi scatenò a partire da 2 anni dopo in poi, fu la presenza nel cast di un nome abbastanza breve che sarebbe diventata la più grande star. Probabilmente in futuro la ricorderemo come più grande star di tutti i tempi. Sì, sto parlando dell'allora Thomas Mapother IV, che per la prima volta debutta nel cinema con il nome di Tom Cruise. E a questo punto ci sono un sacco di cose da dire. Visto che vi piace,
Bene, 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 bene il nostro Tom Cruise. Perché? 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 1981, questa puntata di Pressbook potremmo dire o il debutto di Tom Cruise o quando Thomas Mapote IV divenne Cruise. Se voi andate sull'account Twitter ufficiale di Tom Cruise, è molto importante. Chi ha la fortuna di essere seguito da Tom Cruise può, ma tutti lo possono vedere. Io sono seguito da Tom, sono tanto contento. Ha 6,7 milioni di follower. Oggi la collochiamo, oggi questa puntata viene rilasciata lunedì 11 gennaio del 2021 ed è la seconda puntata del 2021, questa 22esima puntata. Nella sua estremamente sintetico Tom Cruise, ma dice: Actor, producer, running in movies since 1981. Dal 1981. Corre nel cinema, nei film dal 1981. Perché lui in questo film debutta. Dove abbiamo la prova? Abbiamo poche prove, però eccola qua. Allora, noi andiamo attraverso il Facebook a personaggi e interpreti, vedete? Vedete Jude, eccola qua, Jade, Brooke Shields, Martin Hewitt, proseguiamo e qui sotto, qui sotto, qui sotto, qui sotto, eccolo qua, Billy Tom Cruise. Volete vedere com'era Tom Cruise? Nella sua apparizione è poco più di una comparsa, è poco più di una comparsa in questo film, ma è il suo debutto perché sta nei crediti, accreditato. Volete vedere com'era Tom Cruise? Eccolo qua nel frame che si conosce di più di quel film. Eccolo, Billy era questo. Tom Cruise alla sua prima apparizione cinematografica. Meno male che, ecco, forse perché ama molto Roma e l'Italia. Ha girato, insomma, l'ultimo Mission Impossible che vedremo, spero presto, non so quando. Billy, però. Noi dobbiamo parlare del Pressbook, naturalmente, che ha come caratteristica, naturalmente, scoprire che Tom Cruise debutta, ma è una cosa abbastanza nota, però, diciamo, qui abbiamo il documento. Guardate com'erano i Pressbook. Questi erano gli appunti scritti a penna mentre si vedeva il film, per poi fare il servizio sul Giornale d'Italia. Amore senza fine, 1981, Franco Zeffirelli, tratto basato sul romanzo di Scott Spencer, scusate, devo leggere un pochino, che non fu molto contento dell'adattamento di Zeffirelli. Esce il 16 luglio del 1981 in America, la critica non è molto contenta, Spencer anche non è molto contento, ma ai botteghini è un successo. E la colonna sonora End is Love di Lionel Richie Aspettate, perché la colonna sonora è, ecco, la colonna sonora di Diana Ross e Lionel Richie fu candidata all'Oscar e fu una hit dell'anno 1981, perché venne girato nel 1980, 80, naturalmente come quasi tutti i film all'epoca, e poi veniva distribuito qualche tempo dopo. Le cose si facevano bene. Ma no, perché non si facciano bene oggi. Oggi si va tutti molto più veloci, però la velocità a volte fa fare tanti errori. Datemi retta. Chi va piano va sano e va lontano, e qualcuno direbbe perde il treno, ma in questo caso no. Il film è girato nel 1980 tra Chicago, New York e Long Island e durò, qua lo sappiamo dal Pressbook, 13 settimane. Dunque, per la protagonista era stata opzionata addirittura Jodie Foster, perché all'epoca la Shields aveva 14 anni, però voglio dire, Brooke Shields aveva fatto già un film, Pretty Baby, abbastanza, insomma, spinto per una giovane attrice. E poi Zeffirelli fu costretto a tagliare molte scene di questo film per poi renderlo fruibile un po' a tutti quanti, e fu montato e rimontato fino a che non fu tolta la 1X dalla censura americana. 13 settimane di lavorazione, gli incassi totali furono 132.492.674 dollari in tutto il mondo. Fu
fu un successo. Oggi è un po' dimenticato, se non per il fatto che Tom Cruise inizia da qua. Il 14 febbraio del 2014 viene fatto un remake, Un amore senza fine, che però probabilmente non ha avuto tutto questo grande successo. Vediamo altre cose che vi posso dire. 116 minuti, quindi quasi 2 ore, 1 ora e 56 minuti. La casa di produzione era la Polygram Film Entertainment. Brooke Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight, Don Murray, Richard Keeley, Beatrice Straight, Jimmy Sp Ah, c'è James Spader pure! C'è James Spader, grande! Che mettiamo il Brad Pack. Il Brad Pack sono tutti quegli attoroni giovani negli anni 80 che hanno fatto. Ne parleremo il Brad Pack, eh? Ne parleremo il Brad Pack. Che prendeva poi il nome dal Rat Pack. Vabbè. Non ci allarghiamo troppo. Robert Moore, Penelope Milford e tanti altri. Qua è messo su alcune enciclopedie digitali, anche su altri autorevoli fonti ufficiali digitali. Tom Cruise è messo per ultimo perché in realtà Billy, ma l'abbiamo visto Billy. Tom Cruise, Billy. La prima del film ha avuto luogo appunto il 16 luglio del 1981 al Ziegfeld Theatre di New York City, ma è stato rilasciato poi il giorno successivo. Come un po' facciamo con Pressbook, abbiamo detto un po' tutto quanto, ma cosa c'è per concludere insomma questa puntata dedicata a un film che c'è da leggere la nota di produzione del Pressbook, eccolo qua: Amore senza fine, Endless Love, note di produzione. Il film veniva presentato così: lei ha 15 anni, lui 17, l'amore che tutti i genitori temono. Cioè, anche per farci capire un po', ma forse anche oggi, per carità, però. Però insomma, oggi si punta magari su altre cose. Su altre cose, guardate quando si scriveva a penna, si prendevano appunti e poi si faceva l'articolo che a volte si dettava. Questo film, Endless Love 1981 di Franco Zeffirelli, è naturalmente sarà ricordato secondo me più che per il film, nonostante, ripeto. Ci sono parti, secondo me c'è, forse Hewitt doveva fare un altro film perché e avrebbe avuto più successo, perché secondo me doveva esserci un altro, magari proprio Tom Cruise, che al posto di Billy in questa sequenza doveva essere fatto protagonista già all'epoca, o dovevamo aspettare Risky Business? Fatto sta che si conclude così questa 22ª puntata di C'era una volta il Pressbook, Pressbook cinematografico, dal vostro dottor Pressbook Emanuele Carioti è tutto. Ciao e grazie per avermi seguito. E se avete suggerimenti su altri Pressbook, anche se non ce l'ho qui, io li vado a cercare e poi li facciamo. Già ce l'ho tanti, eh? Ripeto, io mi sto basando su quello che ho in questo momento. Ricordiamo che siamo sempre cioè, nella pandemia, coronavirus, Covid-19, gli studi sono diventate le case, io il pomeriggio vado a Studio Carioti da solo, vabbè, lasciamo perdere. Grazie e appuntamento alla 23ª puntata di C'era una volta il Pressbook. Ciao!